Ciao a tutti, io sono Amon di BitInBit e oggi andiamo a vedere quali sono i componenti base del nostro computer senza aver bisogno di aprirlo, smontarlo e andare a cercarli col lanternino. Nel dettaglio andremo a vedere che modello avete di scheda madre, se avete l'avvio protetto abilitato e se c'è anche il TPM2 abilitato. Se anche voi siete interessati, rimanete con noi. Con i requisiti che sono stati dati da Windows 11, sempre più persone stanno cercando di capire se il loro PC è compatibile con questa nuova versione, per cui oggi andiamo a vedere effettivamente quali sono questi punti principali che devono essere affrontati e verificati sul nostro computer. Abbiamo realizzato questo video soprattutto per rispondere all'utente Venero Aragonese che voleva sapere come poter trovare queste informazioni attraverso il programma Speci. Di fatto questo programma è abbastanza inutile perché, come andremo a vedere, tutte queste informazioni possiamo trovarle direttamente nel nostro computer. Quindi vi sconsigliamo di andare a scaricare dei programmi che effettivamente non vi servono e di cui potete fare assolutamente a meno. Ed ora andiamo insieme a vedere. Innanzitutto quello che dobbiamo fare è andare nella barra di ricerca e inserire la voce msinfo. Come vedete, vi appare System Information, che è l'applicazione su cui dovete cliccare, l'applicazione che dobbiamo lanciare. Clicchiamo sopra. Come vedete, in questa schermata abbiamo tantissime informazioni, che sono sì effettivamente più o meno chiare, che ci dicono come è composto il nostro computer. Tralasciando tutti i dati tecnici, andiamo a soffermarci un attimo su quelle che sono le voci più interessanti. Per cui, tra le prime voci, come vedete, abbiamo il nome del sistema operativo e la versione, quindi la build che abbiamo installato. Se scendiamo un po' più in basso, possiamo vedere il processore. Una cosa importante da sapere è che se vedete che ci sono questi quattro puntini in fondo alla frase è perché avete una colonna che è ristretta e non ci sta tutta la parola, per cui andate qua in alto e la allargate così da poter vedere tutti i dettagli tecnici. Infatti, qua nel processore possiamo vedere il modello, la frequenza e da quanti core è composto. Un'altra informazione che dobbiamo andare a verificare per l'installazione di Windows 11 è la modalità del BIOS. Nel mio caso dice UEFI. Le due alternative che potete avere sono Legacy o UEFI. Nel caso ci sia la modalità Legacy attiva, c'è la possibilità che il vostro computer abbia anche la modalità UEFI attivabile andando ad attivare o meno il CSM. Nel caso il vostro computer sia un po' datato, è possibile che non abbiate la possibilità di avere la modalità UEFI. A questo punto andiamo a vedere la nostra scheda madre, sempre andiamo ad allargare la colonna e vedete qua che dice produttore scheda di base e prodotto scheda di base. Qua ci dice che modello abbiamo di scheda madre, nel mio caso ho una Gigabyte modello Z370P. Altro requisito indispensabile per Windows 11 da verificare è lo stato dell'avvio protetto. Per cui se avete il Secure Boot attivato o no, lo vedete sotto la voce Stato avvio protetto. E poi abbiamo tante altre informazioni più e meno utili, tra cui per esempio la memoria RAM che abbiamo installato sul nostro computer. Infine, per verificare se il TPM 2.0 è attivo sul vostro computer, non dovete fare altro che andare nella voce Trova e inserire la voce Trusted Platform Module. Selezionate Trova. Attendete e come vedete abbiamo la voce Trusted Platform Module 2.0, stato ok. Nel mio caso è attivo. Nel caso non dovesse trovarvelo, vi uscirà questo messaggio che dice che non è stata trovata alcuna corrispondenza. A quel punto, entrando nel BIOS, riuscirete a capire se effettivamente non avete questa voce perché il TPM2 non è attivo o semplicemente perché non avete il modulo sulla vostra scheda madre. Nel caso abbiate il Secure Boot o il TPM disattivati, qui sopra o in descrizione potete trovare il video dove vi facciamo vedere come attivarli. Nel caso invece abbiate problemi ad attivarli, non siano presenti sul vostro computer, non siano attivabili, c'è il modo di bypassare la cosa, sempre qui sopra o in descrizione trovate il modo di semplicemente bypassare il controllo dei requisiti. Sappiate che sconsigliamo di utilizzare Windows 11 come sistema operativo principale del vostro computer perché comunque è ancora in una fase molto embrionale. E questo è quanto. Molte di queste informazioni che siamo andati a vedere adesso potete anche trovarle in giro per il sistema, per esempio andando nelle impostazioni di Windows, come abbiamo fatto vedere nel video che potete trovare in descrizione o qua sopra, oppure per cose come scheda grafica potete trovarlo direttamente in gestione dispositivi. Abbiamo fatto sempre un video al riguardo che potete trovare in descrizione o qua sopra.
Spero che questo video vi sia stato utile. Se avete qualsiasi domanda relativa a questo argomento, argomenti informatici e tecnologici, non dovete far altro che chiederci nei commenti e cercheremo di rispondervi magari anche facendo un video dedicato alle vostre domande. Se vi è piaciuto il video e l'avete trovato utile, vi invito a mettere un mi piace, vi invito anche a condividerlo con i vostri amici e a iscrivervi sul nostro canale se non l'avete già fatto. Noi ci vediamo alla prossima, iscrivetevi!